Ciao a tutti, sono il diacono Werther Visini, parrocchia San Marziale, Colle Valdelsa, dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. C'è un verbo estremamente significativo che ricorre spesso in questo brano ed è il verbo amare. Questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà. Quanti di noi si alzano al mattino avendo come priorità quella di amare Gesù? Eppure Gesù è amabile. In Gesù Dio, facendosi uomo, si è reso amabile. Dio, che è tutto amore, solo amore, un infinito bisogno di amare, è diventato uno di noi, che siamo un infinito bisogno di essere amati. 100 anni fa nessuno di noi esisteva. Siamo usciti dal nulla perché un Dio infinitamente buono ci ha amato dall'eternità e ci ha creato. E questo Dio vuole attirarci all'interno del suo amore trinitario. Ciascuna delle persone della Santissima Trinità, se provi a guardarle, indica non se stessa, ma le altre due. In questo brano il Padre manda il Figlio e manda lo Spirito. Gesù è la parola del Padre e soffia lo Spirito Santo mandato dal Padre. Ricorda tutto l'insegnamento di Gesù. Gesù ti invita a tuffarti in questo vortice d'amore, in questo vortice di amore trinitario e diventare tu stesso sede della presenza di Dio. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.